Yes. Signorina Matera, gentilmente mi segua. Il preside, informato dalla sorvegliante che la signorina Matera, fin dal primo giorno, ha nostalgia di casa. Ti voglio chiamare, per favore. Ma cosa le vorrebbe dire alla mamma? Che mi manca, che mi sta con lei, che la voglio bene. La convoca nel suo ufficio. Buongiorno, signorina Matera. Si accomodi, si sieda. Allora, che succede mai? Io la vedo triste. Signor preside, io qui non sto bene, mi mancano tantissimo la mia famiglia e soprattutto vorrei ritornare a casa, se possibile. Sa, quando si chiede di entrare al collegio, si sa che costituisce una prova. Una prova, un impegno che, se superato, aiuta a crescere un po', no? Credo che... Mi supplico, ascolti la mia richiesta. Senta, signorina, io non la voglio trattenere con i ferri, quindi con molto dispiacere la lascerò andare, perché speravo da lei uno sforzo in più. Sto male, le posso giurare. Questo l'ho capito, non sarebbe qui da me se non stesse male, però speravo che provasse un minimo. Se lei non prova nella vita, dove crede di finire, signorina? Lo so, ha ragione, però ora non ce la faccio. Ho bisogno, per favore, preside. Va bene, signorina. Allora, a questo punto, la invito a preparare le sue cose e verranno i suoi genitori a prenderla. Arrivederci. Grazie mille, signor preside. Grazie della comprensione. Prego, arrivederci. 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 È proprio vero che nella lontananza si capisce quanto si ama. E forse si impara a non dare tutto per scontato. Nel 1982 lo pensavo meno duro, però troppe regole, troppo per me. Finalmente sono ritornata ai miei vestiti fantastici, ho messo anche il rossetto, il mascara e sono felicissima. Collegio mi mancherà, penso, i compagni, ma poi il resto non è che mi mancherà per niente. La scelta che ho fatto io, raga. Oh, basta che sei felice tu. Io sono felice adesso, quindi devi essere felice tu. Non vedo l'ora di tornare a casa, alla vita moderna. Abbraccio di gruppo! Secondo me, cioè, ha fatto male, anche perché questa esperienza la poteva aiutare anche a migliorare. Non è che puoi rimanere infantile per sempre. Prego. Amore. Ti sono mancata talmente tanto. Sì, mamma. Non ce la voglio più. Vabbè, dai. Ok, mandiamo a casa, eh.